Questa mattina parliamo di donne ed è sempre un piacere. Parliamo in particolare di un appuntamento che si terrà a Gossolengo domenica 7 marzo. Lo facciamo con la nostra ospite, la consulente aziendale Giovanna Malvicini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Parliamo di questo appuntamento che si intitola semplicemente Donna, con il tema Donne e responsabilità, donne e leadership. A che punto siamo? Appuntamento che si terrà online in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Gossolengo domenica 7 marzo alle 18. Com'è nata questa iniziativa? L'iniziativa è nata dall'amministrazione comunale per riflettere sulle conquiste e sulle disparità di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto. Oltre a me sono state invitate la dottoressa Buscarini e la dottoressa Sfragliati, che porteranno il loro punto di vista di mondi diversi dal mio e divinizzeranno quella che è la realtà femminile, che ancora in certi ambienti risente della predominanza maschile. La situazione adesso non è sicuramente facile con l'emergenza sanitaria, ma qual è proprio la situazione post-Covid nel mondo lavorativo femminile? Nonostante negli ultimi anni sia aumentato il numero delle donne lavoratrici, la disparità di genere nel mercato del lavoro è ancora molto elevata, con una percentuale di professionisti maschi maggiore rispetto a quelle delle lavoratrici. In particolare nell'ultimo semestre del 2020 sono stati persi quasi 500.000 posti di lavoro al femminile. Purtroppo l'impatto del Covid e dell'emergenza sanitaria conseguente ha avuto un grosso debacle su quello che è la realtà dell'imprenditoria, in quanto molte donne si sono ritrovate costrette a ridurre gli orari di lavoro per usufruire di permessi e aspettative e in certi casi anche abbandonare definitivamente l'occupazione. Quindi sicuramente la situazione non è rosea. Naturalmente guardiamo al futuro con fiducia. Quali possono essere gli elementi per una crescita dell'imprenditrice e cosa serve per essere e diventare imprenditrici? Ma credo che le imprenditrici sicuramente hanno la voglia di resistere e di crescere, soprattutto grazie agli investimenti nella tecnologia. E la ripresa sicuramente deve partire da quello che è lo studio e l'approfondimento degli strumenti a disposizione delle imprese, cioè ampliare le proprie conoscenze, fare network, farsi contaminare dalle idee e soprattutto sfruttare quello che oggi ci viene offerto, non solo gestendo in modo corretto il credito bancario, ma anche cercando di usufruire di quelli che sono gli incentivi regionali e statali europei. Infatti siamo in attesa del decreto attuativo relativo ai fondi destinati alle imprese femminili e di questo sono molto fiduciosa. Bisogna stare attenti a tutto quello che ci gira intorno, anche perché ne va del nostro futuro. Invece un consiglio al volo per diventare imprenditrice, magari a qualche nostra ascoltatrice? Ma sicuramente studiare, imparare, fare network, fare rete, scambiarsi progetti, idee, soprattutto per le proprie aziende, le proprie attività, ma anche per il territorio. Piacenza e provincia ha bisogno di nuove idee e di una nuova rete di imprenditrici femminili. Grazie per essere stata con noi. Ricordiamo questo appuntamento in occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 7 marzo in diretta streaming dalle ore 18 sulla pagina Facebook del Comune di Gossolengo, con questo tema: donne e responsabilità, donne e leadership. A che punto siamo? Sarà intervistato anche il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e tra gli ospiti ritroveremo appunto Giovanna Malvicini. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Giovanna Malvicini, consulente aziendale, ospite di Radio Sound Piacenza 24.